Ragazzi, oggi vi svelo un segreto. Se non sapete questo, vuol dire che l'inglese non lo sapete bene alla fine. È un segreto che non sanno in tanti, è una cosa che non sanno in tanti. Quindi adesso piano piano ve la dico. Vi dico come si dice vescica in inglese. Questa mattina stavo facendo un po' di gardening, un po' di giardinaggio e stavo tagliando dei rami praticamente di un albero e mi è venuta una bella vescica sulla mano e ho pensato, ma secondo te quelli che ti seguono su Instagram sanno come si dice vescica in inglese? Vescica in inglese si dice blister. Attenzione, può essere usato anche come verbo. Quindi un esempio come verbo è her skin was beginning to blister. Her skin was beginning to blister. La sua pelle stava iniziando a vescicarsi. Invece, semplicissimo, come sostantivo, I've got a blister on my right hand. Attenzione, non si usa solamente con la pelle nostra, ok? Si usa anche, per esempio, con... quando si dipinge il muro una vernice, no? Che forma le bolle, quando si secca la vernice magari forma delle bolle e dopo la vernice cade piano piano, ecco, anche quelle sono definite blister. The paint will blister in the heat. Col caldo, con il heat, questa pittura, questa vernice formerà delle bolle.